Accidenti, ci fanno entrare dal cancello di Nord-Ovest. Signore, benvenuto alla Casa Bianca. Grazie. Sempre dritto, la porta in fondo. Signor Blair, il nuovo dittatore della Gran Bretagna. Tony, la prego. Bill Clinton si conferma l'uomo delle rimonte. Tony Blair ha risollevato le sorti del partito laburista riportandolo a Downing Street. Nessuno ti dice cosa dovrai fare una volta arrivato qui. Quando la tensione cresce troppo, io chiudo quella porta e penso, dobbiamo solo rilassarci un po'. Senti, perché una sera non ceniamo insieme noi quattro? Un idealista. Un vero idealista. Tu conosci l'orribile espressione relazione speciale? Credi che sia il nostro caso? Penso di sì. Costruiamo un consenso globale intorno alle nostre idee. Un nuovo tipo di politica per il nuovo millennio. Si dice che il presidente Bill Clinton abbia contribuito a rilanciare il processo di pace nell'Irlanda del Nord. Il mio dovere è risolvere i problemi importanti. Pronto? Hai un televisore vicino? Tra poco sentirai una notizia di cui ti vorrei parlare. I nastri delle conversazioni della Lewinsky contengono alcune rivelazioni. Un abito con... Basta così. Non dovremmo pensare di fare un passo indietro? È un amico. Sento di non avere altra scelta che restargli accanto. L'infedeltà di un presidente è un conto. Lo spergiuro è tutt'altra cosa. I serbi la chiamano pulizia etnica. Stai guardando anche tu? Sì. Va bene, farò avvertire la NATO che interveniamo. Non è abbastanza. Sono qui a chiederti di impegnarti per un'invasione di terra. Fino a quando Milosevic non farà qualcosa, non interverremo. Politicamente mi sono esposto come non mai. Perché non usciamo a fare due passi? Sei il leader numero uno al mondo adesso. Sono determinato a vincere questa guerra. Ha mentito a tutti. Perché dovrebbe dirmi la verità? Non è una battaglia per un territorio. È una battaglia per l'umanità. Questa è una causa giusta! Che razza di re è uno che implora gli altri di combattere al suo posto? Potrebbe essere la mia fine.